Oggi vi ricordiamo quali sono le serie TV Amazon Prime Video da vedere a tutti i costi almeno una volta nella vita, quindi prendete appunti, cominciamo. The Office con Steve Carell nel ruolo del memorabilissimo Michael Scott è una delle più grandi sitcom americane, trasmesse dal 2005 al 2013, peccato sia finita. La serie è un esempio eccellente di comicità televisiva americana, anche un po' britannica diciamo, perché appunto è erede della tradizione delle sitcom, ma erede anche di un'altra serie, quella appunto britannica con Ricky Gervais, serie straordinaria, ambientata in un ufficio di vendita di carta gestito da un dirigente del tutto inappropriato. The Office risponde abilmente a molte domande con una comicità leggera, disinteressata, attraverso 204 episodi, mica due, capito? Sono degli eroi per aver fatto questo? Non sono loro a doverlo dire, quindi ci pensiamo noi, sì, lo sono. The Shield è una serie acclamata che infrange le convenzioni nel genere poliziesco, ambientata in un distretto di polizia di Los Angeles dove il confine tra bene e male è un tantinello sfumato. Scritta da Sean Ryan, Kurt Sutter, è andata in onda dal 2002 al 2008 e ha introdotto nuovi canoni e anche nuove narrazioni per i polizieschi, rappresentando un punto di svolta per tutto quanto il genere. Personaggi antieroi come Vic McKay, interpretato da Michael Chiklis, la serie ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come Emmy, Golden Globe, quindi merita tantissimo, imperdibile per chi cerca qualcosa di diverso dai soliti crime. The Handmaid's Tale, serie ideata da Bruce Miller e basata sul romanzo di Margaret Atwood, presenta un angosciante scenario distopico dove gli Stati Uniti sono governati da un regime teocratico e misogino. La serie Hulu, pur essendo distopica, evidenzia anche i rischi reali, ok, potenziali, derivati di una certa visione del mondo, sottolineando la sua attuale funzione sociale, quindi è molto importante vederla. Il successo della serie dimostra la contemporaneità dei temi trattati e ha trasformato in un fenomeno socioculturale tutto il concetto seriale di questo telefilm, riflesso in una manifestazione per i diritti delle donne. Attraverso un'estetica forte e frasi iconiche, la serie rappresenta un monito contro le spinte reazionarie e ultraconservatrici, offrendo un'analisi di alta qualità. Guardatela. Fringe, definita l'erede di X-Files, ma forse non è esatto, è una serie di fantascienza, sì, che ha innovato il genere televisivo combinando la trasversalità con un forte attaccamento ai dettami sci-fi. Creata da J.J. Abrams, quindi è già un dato di fatto, è andata in onda dal 2008 al 2013 e nonostante la difficoltà ha raggiunto 5 stagioni e 100 episodi. Quindi quando c'è J.J. Abrams e una serie di questo tipo, fidatevi, guardatela. La serie ha affrontato diffidenza, programmazioni infelici da parte della Fox, che non ha mai creduto pienamente nel suo potenziale, e il pubblico non ha sempre risposto positivamente, questo è vero. Nonostante tutto, Fringe non ha mai perso la sua strada maestra, grazie alla scrittura brillante di Abrams e un cast di altissimo livello. Ha ampliato il pubblico della fantascienza senza sacrificare l'autorialità, rappresentando una rottura significativa nel genere, simile a quella operata da The Shield per i polizieschi di cui parlavamo prima. Quindi, se avete un po' di tempo, giusto quei 100 episodi da utilizzare, guardate assolutamente Fringe. The Man in the High Castle, disponibile ovviamente su Prime, esplora un universo parallelo dove il nazismo ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, portando a un 1962 in cui gli Stati Uniti sono divisi tra tedeschi e giapponesi. Basata sul romanzo di Philip K. Dick, è scritta da Frank Spotnitz, la serie offre una visione inquietante, a nostro dire ovviamente, di un'America alternativa e pone domande su quanto di buono diamo per scontato nella nostra storia. Pur non essendo perfetta, bisogna dirlo questo, poteva finire un po' meglio, la serie rimane fondamentale per comprendere la fragilità delle conquiste storiche e vedere il mondo da una prospettiva un bel po' diversa. The Boys, serie iconica, è una serie che sovverte il genere supereroistico, basata su fumetti di Garth Ennis e Derek Robertson e adattata da Eric Kripke. Diversa dai classici Marvel e DC, chiaro, la serie presenta supereroi imperfetti, spesso corrotti, offrendo una visione satirica, brutale anche, del genere. Politicamente scorretta, però spettacolare, anzi, proprio per questo spettacolare, The Boys ha già ottenuto meriti significativi e promette di continuare a innovare con futuri sviluppi e anche futuri spin-off, attenzione. È una serie imperdibile che rinnova il filone dei supereroi con un approccio unico e provocatorio. Non potevamo non parlare di Shameless, una serie TV sì lunga, però coinvolgente, con 11 stagioni, 134 episodi, narra le vicende di una famiglia disastrata di Chicago, miscelando commedia e dramma, quindi una mezza dramedy, diciamo, rappresenta un esempio di serialità moderna
che sfugge un po' nelle categorie tradizionali, appunto forse dramedy, forse drama, però mantiene un altissimo livello narrativo senza cali di qualità. La serie alterna risate, momenti drammatici intensi, rispondendo anche alle esigenze di un pubblico che cerca sia leggerezza che profondità. Il cast straordinario, William H. Macy, Emmy Rossum, offre interpretazioni incredibili. Shameless è adatta a chi apprezza una narrazione schietta e irriverente e a chi apprezza le serie. Va vista Shameless, ragazzi, per forza. Altra serie iconica, The Big Bang Theory, una delle migliori sitcom degli ultimi decenni, creata da Chuck Lorre, nonostante il successo costante di pubblico, ha ricevuto anche delle critiche per un presunto cambiamento qualitativo dalle prime alle ultime stagioni. Forse è vero, tuttavia questa evoluzione ha permesso di allargare il pubblico e di associare la serie a classici come Friends, How I Met Your Mother e via dicendo. La storia non è solo di nerd che affrontano la vita ordinaria, ma di intense evoluzioni personali e relazionali. A 5 anni dal finale sono apprezzati soprattutto i pregi di questa serie, che ora appunto potete vedere e dovete vedere. Parliamo di Fleabag, una dramedy britannica creata e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, celebrata per la sua intelligenza e umorismo anche abbastanza feroce. La serie ha ricevuto un'accoglienza entusiastica, con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, 92 su 100 su Metacritic, oltre a vincere 4 Emmy e 2 Golden Globe. Insomma, mica pizza e fichi. Nonostante le sue 2 stagioni e solo 12 episodi, è diventata un instant cult. Fleabag sovverte i canoni del genere con una narrazione coraggiosa e femminista, e la sua qualità ha reso inutili i tentativi di emulazione. La serie è disponibile, dovete vederla, è un esempio di scrittura televisiva impeccabile. E concludiamo con lui, con Dr. House, una serie che ha rivoluzionato il genere medical, combinando un approccio unico alla medicina con la trasgressività di un suo protagonista, Gregory House, interpretato da Hugh Laurie. La serie, ispirata a Sherlock Holmes, è diventata un caso di studio per il suo stile peculiare e irripetibile, rimanendo un riferimento anche a 12 anni dalla fine. Dr. House ha attratto e attrae sia gli appassionati di medical che quelli meno interessati al genere, offrendo un'avventura straordinaria e raffinata anche dello stesso personaggio. È una serie TV da vedere assolutamente. Abbiamo finito, ci sono altre serie che secondo voi non possono mancare? Scrivetecele ovviamente nei commenti, mettete like al video se vi è piaciuto, seguiteci sui social e YouTube e passate un'ottima giornata, serata e nottata. Ciao da Andrea!